Buongiorno a tutti, porto il saluto del Consiglio nazionale. Purtroppo oggi siamo divisi in due sedi distanti qui a Roma, perché c'è in contemporanea anche un convegno della rete delle professioni tecniche. Anzi, io poi mi scuso perché a un certo momento nella mattinata devo raggiungere quel convegno. Ma sono felicissimo di partecipare a questo convegno, perché nella mia vita professionale, intanto, le voragini, ossia in corpo, un termine che a me non piace moltissimo, ma insomma sono sicuramente un fatto, diciamo, naturale, perlomeno certi, un fatto naturale che esistono da sempre. Però quando avvengono, e molti avvengono anche perché l'uomo ci mette del suo per farli avvenire, si portano appresso, un po' perché sono relativamente rari, diciamo, rispetto per esempio ad altre forme di dissesto, non so, se i dati che ho io sono giusti, siamo in rapporto di 1 a 200 con le frane, per esempio, no? Un po' per la forma, un po' perché avvengono in ambiti circoscritti, insomma, aleggia sempre qualcosa di misterioso. Anche la letteratura non è poi così numerosa. Dal 2002 ISPRA opportunamente ha avviato il progetto Sinkhole. Non so se nasca perché nel 95 ci fu quel fenomeno tutto toscano a Camaiore, che investì anche una serie di villette, 4 o 5, ecco. Però, diciamo, oggi se qualcuno si volesse informare, diciamo, tramite la rete si riesce ad avere qualche notizia. Però io qui voglio mettere in evidenza alcuni aspetti. Il primo, che nelle nostre università di questi fenomeni se ne parla rarissimamente, molto molto per sfuggita, mentre invece secondo me gli studenti dovrebbero essere messi in condizione di avere delle chiavi di accesso a questa tematica, perché ancorché rari è possibile che durante la vita professionale, diceva chi mi ha preceduto, voi siete sul territorio, bene, perché chi è che sul territorio magari prima o poi si scontra con una voragine e dovrebbe sapere come affrontarla, con tutti i limiti che ancora esistono. Quindi, diciamo, la prima questione è che l'università e la geologia applicata in genere, o le applicazioni della geologia, insomma, in qualche maniera formino anche da questo punto di vista gli studenti. Fortunatamente ora c'è l'aggiornamento, per cui chi fra di noi vuole farlo può approfondire ulteriormente questa tematica, e il convegno di oggi rientra benissimo in questo filone. Io nella mia ormai più che trentennale esperienza professionale mi sono scontrato due volte con questo fenomeno. La prima è stata a Grosseto, in località Bottegone, in un terreno dell'azienda agricola degli acquisti, che per l'appunto è in famiglia di mia suocera dal tempo della bonifica. Quella lì, sono territori conquistati alla bonifica, quindi ebbi la fortuna di essere chiamato poco dopo che l'operaio agricolo, che la sera prima proprio in quel punto aveva fatto le operazioni culturali per il grano, si era accorto nella mattinata molto presto che stava avvenendo qualcosa di perlomeno inconsueto. Quindi io arrivai dopo due ore, mi trovai di fronte a questa voragine di proporzioni gigantesche, perché era 140-150 metri di diametro, il fondo perfettamente piatto perché l'allineamento delle piantine di grano era perfetto, così come quelle delle scoline, e aveva una profondità di circa 7 metri, come un cilindro che si abbassasse. Ora, siccome io lì conoscevo la zona, intuendo che potesse essere collegato al sistema di circolazione di Ipogea, che insomma in quell'area esiste dal punto di vista geologico, mi sono subito andato a vedere due punti. Uno è un laghetto di acqua calda, una sorgente sempre nell'azienda agricola degli acquisti,
che aveva aumentato il suo livello di circa 70 centimetri, e l'altro un po' più a sud, in proprietà Concialini, Poggetti Vecchi se non mi sbaglio, dove c'è una sorgente acqua calda. La sorgente non aveva avuto né variazioni di portata né torbidità, però a 50 metri dalla sorgente era in atto un'eruzione di acqua e fango che poi portò un vulcanetto alto quasi 2 metri. Fu interessante notare come tutta questa sovrappressione si esaurisse nelle 48 ore successive. Cito questo esempio perché fu l'occasione quella di capire come si approcciassero le amministrazioni locali, quali ovviamente spesso la stragrande maggioranza stesso di noi addetti ne sa poco, figuriamoci le amministrazioni locali. Quello che rimane un po' più, diciamo, da comprendere fino in fondo è l'atteggiamento anche dell'Accademia di fronte a questo. I risultati degli studi che furono fatti a me personalmente non soddisfano. Io ricordo che è vero che lì è un'area agricola, ma a poche centinaia di metri esistono almeno 2 infrastrutture piuttosto importanti, una è l'Aurelia e l'altra è la litoranea Civitavecchia, Pisa, Livorno, Genova. L'altra esperienza che ho avuto per dire quanto questi fenomeni siano rari è molto più recente, comincia nel 2008 e arriva al febbraio 2014, quindi pochi mesi fa, ed è all'Isola d'Elba, in comune di Rio Marina, lungo la provinciale per Rio Elba Porto Azzurro, attaccato al torrente. Bene, dal 2008 ad oggi si sono aperte 6 voragini più o meno allineate, insomma, nella, di dimensioni ovviamente un ventesimo di quella di cui ho fatto riferimento prima, quella del Bottegone, che poi è passata alla storia come il buco del Conte, ma insomma piccolissime. E anche lì fui fortunato perché io stavo facendo un sopralluogo proprio all'Elba insieme al dirigente della difesa del suolo della provincia di Livorno e fummo allertati dal comune, e quindi andammo lì quando questo sprofondamento era già avvenuto, era in alveo, aveva un diametro di 5-6 metri, profondo 7-8 fino alla tavola d'acqua che si vedeva, non so dire la profondità totale perché non avevamo strumenti per misurarla, almeno al momento. Però una cosa potremmo farle è quella di constatare come l'acqua in fondo c'era e aveva anche ed era in movimento. Ricordava forse, ma in maniera molto diversa, l'acqua che c'era a Camaiore, insomma. L'acqua che c'era a Camaiore arrivava quasi alla superficie topografica, qui invece era profondo, però scorrimento ce n'era e ce n'era tanto. Faccio questi 2 esempi per dire che portano in sé queste fenomenologie che pure sono importanti e che dovrebbero essere tenuti in grande considerazione, soprattutto nella pianificazione. Ho ascoltato solo una parte dell'intervento del collega Troncarelli, ma condivido sicuramente la parte che ho ascoltato. A livello di pianificazione dovrebbe essere fatto qualcosa di più, perlomeno nei contesti geologici che possono essere predisponenti a questo tipo di rischio. Anche perché, come abbiamo visto a Camaiore, io non sono mai stato sul posto, però il rischio è oggettivo, sicuramente è distruttivo per cose, forse potrebbero essere anche per vite umane. Quindi qualcosa in più deve essere fatto. Devo dire per esempio che la Regione Toscana nella sua legge urbanistica poi alla fine ha aggiunto qualcosa anche da questo punto di vista. Però secondo me le occasioni come queste dovrebbero, e io questa è una, non mi dicono che deve ancora arrivare, lo lancio all'ISPRA come idea, io credo che sarebbero molto utili se si uscisse fuori con la formazione di un piccolo tavolo tecnico che potesse fare delle linee guida.
perché pur essendomi approcciato due volte soltanto professionalmente a questi due problemi, mi sono reso conto di quanta ignoranza ci sia, parlo ovviamente me per prima, però l'ignoranza, c'è tanti modi per accorgersi e anche per manifestarla, c'è un'ignoranza prudente che insomma va a cercarsi risposte e soluzioni da chi ci ha lavorato prima di te, c'è quelli invece che si formano le proprie idee e le danno peroracolato. Questo è accaduto a Grosseto e è accaduto anche, sta accadendo per la verità anche all'Elba. Pensate che la soluzione ora è quella di spostare la provinciale di poche decine di metri in un contesto che è esattamente identico, e nessuno può essere in grado di dire senza studi specifici se anche il nuovo tracciato provinciale potrà correre lo stesso rischio della vera provinciale. Siccome però spostando la provinciale questa non avrà le stesse dimensioni che la legge prevede per le strade provinciali, la palla passa al sindaco e l'amministrazione provinciale, per quello che potrà ancora vivere sempre che aboliscano le province, diciamo se ne lava le mani. Ritornando a bomba, la mia proposta è quella di fare un piccolo tavolo tecnico, e mi pare che in cui ovviamente ci siano i componenti dell'ISPA che si occupano di questo, per fare delle linee guida, work in progress, nel senso, noi sappiamo perfettamente che ci sono ancora tante questioni che devono essere risolte, quindi linee guida che indichino a chi dovrà approcciarsi più o meno una traccia di come affrontare questa problematica. È vero che sono rari, ma è che sono rari rispetto ad altri fenomeni di dissesto, ma è anche vero che nel nostro territorio le aree, e basta dare uno sguardo a quanto c'è sul sito dell'ISPA per rendersene conto, insomma, sono variamente distribuite su tutto il territorio nazionale. Credo che questo converrebbe, se non altro perché potrebbe essere aperta una linea diretta di comunicazione fra i nostri iscritti geologi che operano sul territorio e ISPA stessa, al fine di implementare anche la banca dati. Fin dei conti è come se ISPA poi alla fine avesse 13-14 mila geologi che operano sul territorio e che magari, così come viene fatto per legge per altre questioni, penso alle perforazioni, potrebbe essere fatto per... ma senza arrivare a fare una norma specifica, anche se io la auspico, una cosa di questo genere, potrebbe essere un'autoregolamentazione per cui tutti i colleghi si dovessero far di fronte, a un certo momento entrano dentro il SIPER dell'ISPRA e segnalano il fenomeno ai quali assistono. Io credo che questo sarebbe molto importante a livello di conoscenza, ovviamente, non so se porterebbe anche a dissipare alcuni degli attuali dubbi che ancora ci sono. Mi piacerebbe molto che fosse insegnato che alla curiosità propria del ricercatore di fronte a questi fenomeni fosse associata anche la prudenza, dovuto al fatto che non sempre si possono avere risposte univiche, ma tutto viene complicato quando si pensa invece che questa risposta si sia e sia certa, perché poi il giorno dopo si scopre che sono invece certezze sbagliate. Con questo vi faccio i migliori auguri di buon lavoro e ascolterò molto volentieri quello che oggi, perlomeno una gran parte della mattinata, verrà detto. Grazie. Grazie dottor Doriano. In attesa che arrivi il nostro direttore generale, che ho contattato, purtroppo è bloccato nel traffico, quindi ha ancora un ulteriore ritardo, devo dire che la proposta di istituire comunque, ecco, un tavolo tecnico che possa poi portare a delle linee guida per noi è sicuramente un fattore positivo, nel senso che siamo
tra l'altro istituzionalmente proprio preposti a collaborare, ecco, con gli ordini professionali per dare degli input che possono essere d'ausilio a una maggiore conoscenza proprio diretta del territorio, specialmente su tematiche che, come lei giustamente diceva, non sono molto ben affrontate ancora adesso nel campo degli studi e della ricerca, come quello appunto di questi sprofondamenti e dei sinkholes. Quindi faccio mia come rappresentante in questo momento, diciamo, dell'ISPRA questa sua proposta, che cercheremo poi di concretizzare fattivamente, diciamo, da qui a breve. Fermo restando che questo tipo di problematica diciamo, dovrebbe essere anche maggiormente estesa alle pubbliche amministrazioni e agli enti locali in particolar modo, perché è un tipo di tematica che non ha trovato il giusto riscontro anche quando è stata proposta su altri tavoli. L'estensione, diciamo, di questi fenomeni comunque sicuramente favorirà da questo punto di vista, ecco, un maggior approfondimento degli studi in questo settore, diciamo, di ricerca.